Ciao, oggi facciamo una crema pasticcera abbastanza soda per le crostate di frutta, per le tartellette, per riempire dei bignè. E in questa casseruola abbiamo messo 4 tuorli d'uovo, 120 g di zucchero, abbiamo messo 60 g di amido di mais, maizena, e dei semi di una bacca di vaniglia. Adesso come abbiamo mescolato semplicemente senza montare perché non serve montare questo composto. A parte abbiamo pesato 500 g di latte. E io faccio la crema pasticcera iniziando con il latte freddo in maniera tale che non mi vengano grumi. Adesso verso a filo una prima parte di latte e l'amalgamo bene al mio composto. Quindi la faccio assorbire pian piano. Sempre a freddo questo. Sciolgo bene, in modo che non ci siano grumi sotto. E poi, una volta versata la prima parte, posso versare il resto del latte. Io questa l'ho aromatizzata alla vaniglia, ma voi potete benissimo aromatizzarla al limone se vi piace di più. Una volta ben sciolto il composto all'interno del latte freddo, posso iniziare a scaldare mettendo il gas al minimo, sempre mescolando. Non bisogna mai smettere di mescolare, io preferisco farlo con una frusta in maniera tale da prendere tutti quanti i lati, potete anche farlo con un cucchiaio di legno o con un cucchiaio normale se vi trovate più comodi. Non vi stancate mai di mescolare e di cercare di raccogliere in tutti quanti i lati della vostra casseruola. Una volta portato a bollore questo composto, inizierà ad addensare. Girate sempre. All'inizio potete anche mescolare più lentamente. Quello che dovete fare è aumentare la velocità di mescolamento quando inizia a bollire il latte. Questo sistema di partire con il latte freddo scongiura tantissimo il rischio di grumi perché mescolerete all'inizio farina, uova e zucchero. Continuate sempre a mescolare, vi accorgerete man mano che il composto inizia ad addensare. Ancora non sta bollendo il latte. Io continuo a mescolare perché dovesse iniziare a prendersi dal basso, avrei dei grumi subito dall'inizio. Questa è la ricetta per una crema pasticcera più densa. Poi ovviamente potete mettere, anziché amido di mais, potreste mettere metà farina 00 e metà amido di mais, verrà una crema un pochino più lenta. Oppure potreste diminuire la quantità di amido di mais, sempre per avere una crema un pochino più lenta da mangiare a cucchiaio. Questa è la ricetta per la crema pasticcera densa, come vi dicevo all'inizio, per tartellette o per farcire dei bignè. Ovviamente partendo dal latte freddo ci mettete qualche minuto di più, ma così avrete la sicurezza di non avere grumi nella vostra crema pasticcera. Vedete, sta iniziando a bollire. Sono passati 6 minuti dall'inizio della cottura della crema pasticcera e sta iniziando ad addensare.
quindi è il momento di cominciare a mescolare più rapidamente. Ecco, la crema è pronta, come vedete. Ho spento il gas, continuo a mescolare, ma la crema è pronta. Ecco qui la nostra crema. Ora la mescoliamo qualche altro secondo, sempre a gas spento, e poi la versiamo in un contenitore e la copriamo subito con pellicola per non far fare una pellicina all'esterno, e la mettiamo a raffreddare. Ecco qui la consistenza della nostra crema pasticcera. Ora la copro e la metto subito a raffreddare.